Quello che però è assurdo è far arrivare e concentrare a Lampedusa più di 11.000 persone in 4 giorni, perché è ovvio che questo trasforma l'isola in un carcere a cielo aperto, così come è avvenuto nel passato, nel 2011, con i tunisini trattenuti qui per mesi dal ministro leghista Maroni, che si mise in testa che doveva rimpatriarli tutti da qui. Non sono numeri emergenziali, 11.000 persone sbarcate a Lampedusa in 4 giorni rappresentano l'icona dell'invasione. 11.000 persone da distribuire in Italia sono una sciocchezza, e il fatto che per 11.000 persone si invochi l'Europa e si continui a usare questa retorica della mancanza della solidarietà europea è una vergogna. Dov'è l'Italia? A Lampedusa io mi chiedo dov'è l'Italia. Non si mettano in testa di usare Lampedusa come è stata usata la 18 a mare, a tenere prigioniere le persone come arma di ricatto verso l'Europa. Lampedusa non può essere arma di ricatto verso l'Europa.